è una squadra che comunque rispetto all'anno scorso ha cambiato diversi elementi nuovi e ci siamo allenati comunque con impegno e non è facile. Abbiamo giocato una bella partita, peccato perché tutto il secondo tempo in inferiorità numerica non è facile, però alla fine la preparazione atletica e i giocatori buoni si vedono e quindi va bene così, sono contento per il risultato, anche se devo fare i complimenti al San Vito perché ci ha messo in difficoltà, una squadra molto organizzata e bravi anche loro, ecco. Abbiamo riposato la prima partita, quindi abbiamo una partita in meno, però sì, una su una, diciamo vinta. Le intenzioni quali sono? Noi veniamo da una vittoria dei playoff, quindi siamo una matricola in questo campionato, quindi le intenzioni sono sicuramente quelle di puntare a rimanerci. Poi, come dico sempre, quel che verrà, verrà. Se giochi bene, verrà la salvezza, verrà qualcos'altro. Quindi, non abbiamo ambizioni a dimostrare di valere in tutti i campi e con tutte le squadre. Quantomeno da matricola, non voglio essere troppo ambizioso. Anche se ho una buona squadra, la salvezza è la prima cosa. Una volta raggiunta la salvezza, poi si vedrà. Playoff, chissà, però prima la salvezza. Il nostro Cosentino Vito, il nostro numero 8, ha subito, perché è veramente dire subire, due ammonizioni per falli inesistenti, un rilancio, gli dà il rosso, il secondo giallo, giochiamo tutto il secondo tempo con inferiorità numerica, con due, se non tre, rigori netti a favore, certo qualche episodio a favore del San Vito c'era, un episodio, però diciamo che siamo stati anche svantaggiati dall'arbitraggio, però abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, partendo bene si può arrivare lontano, ecco.